Solo 160. Ed erano un botto di persone. A me sta scoppiando l'inventario, ragazzi. Ecco gli altri due che erano scappati prima. Bravi ragazzi. Avevano la carne dietro. Ok. Caravan Sinak Defactor Battania. Imperial Archer. Watchman. Altro veterano. Oh, era nudo, raga. Non si era caricata la texture ed era nudo. Era nudissimo. Ok. Vediamo di completare sta missione. Ti do i tuoi 5 blocchi grezzi di acciaio. Dovrei guadagnarci molto di più. Li ho pagati, mi sembra 77 ciascuno, quindi 7 per 5, 35, su intorno ai 400, 406 mi sembra. Vabbè, pochissimo, non è che abbiamo guadagnato chissà che cosa. Magari se avete trovato l'acciaio a un basso costo, che da alcune parti mi ricordo che l'ho trovato intorno a 30-35, quindi 5, le hai pagate 150 e tutto sarebbe stato guadagno. Gli altri cosa vogliono? Army of Poachers, Escort Caravan, non mi interessa. Andiamo avanti. Ormai siamo vicinissimi, ragazzi, eh. Siamo vicinissimi ai territori di Vlandia. Quindi grano a 19. Allora, questo di qua. Non c'è tantissimo. Proviamo nei territori di Vlandia. Finalmente andiamo a parlare con il nostro giorno de Traton want to daughter found. Anche un altro che vuole che gli trovi la figlia. Tutte queste ragazzine che scappano, no? Catila the Wrongest. Io non so perché la mia amica Siga cammina a piedi. Ha un cavallo. Prodotti. Formaggio, datteri, grano. A prezzi esorbitanti. Che l'abbiamo già trovata. È qui. Grano, ragazzi, qui io gliene vendo 10. Già te lo pagano parecchio. Troops. Ah, sempre Imperial qua so. Ok, entra in città e cerchiamo sta tipa. Allora, per adesso non vediamo nulla. Mickey è lì. Magari devo parlare con la gente in questo caso. Allora,
Poraclis è qui. Parliamo con lui. Non puoi fare nulla. Allora, là, dice che devo controllare i villaggi vicini, ma qua mi ha dato il messaggio con scritto appunto. Ascolto il villaggio Gamardan e il giorno è dato il catino dei Brongers. Se young woman drop in early morning by to supply a road to forward Vinela. Raga, Vinela è qua. Ma non devo tornare così tanto indietro. Dopo che sono arrivato qua io. Quanti giorni dura sta missione? 19 giorni. Non so tantissimo. Vabbè, ok, andiamo a Vinela. Si è attivato pure il messaggio. Ma che ci so. Becco pure sti infami qui. Ma dai, ero già arrivato per farmi la scorta di milizia vlandiana. E invece mi tocca tornare nuovamente indietro. Caricateli su, ragazzi. Balestrieri che sembrano cecchini. Madonna mia, guardate che come arrivano i dardi. Uno è morto. Due è morto. Dai che miglioro. Dai che miglioro. Ho parlato troppo. Vabbè, sono morti. Ciao ragazzi, è stato bello conoscervi. Nessuno si è alzato di livello. Altra refurtiva. Ragazzi, non so voi, ma io ormai le colonne sonore le studio, no? Sì, devo andare lì, a Vinela. Ho capito, Silver Horror 117. Io uno soltanto ne compro, ragazzi, perché non so effettivamente quanto costi. 117 mi sembra parecchio, però effettivamente non so se conviene. Grano, gliene vendiamo 10. Ok, quindi ragazzi, effettivamente bisogna vedere un po' come si muove il gioco, perché con questi piccoli aggiornamenti che stanno facendo, sto vedendo che qualcosa l'hanno sistemata. Tre. Hanno livellato. Non ho preso i looters. Non ho fatto prigionieri, ragazzi. Allora, ci siamo, eh. Io salvo, ragazzi, perché non so come si metteranno le cose. Quindi, Nikron. Eccolo qui. Vabbè, facciamo direttamente Nikron 4, dai. Evitiamo beffe. Che ho sentito dire che spesso capitano dei crash durante i salvataggi. E quindi si corrompono i file. Ok, so qui, ragazzi.
Proprio nessuno, ragazzi, nessuno che mi segue in chat, proprio nessuno. Vabbè, vedo il suo nome, dai. Qui. Dicevo, proprio nessuno, ragazzi, in chat che vuole seguire minimamente, darmi un supporto. Su oltre 1500 iscritti, nessuno, ma proprio nessuno, mi viene a fare compagnia. E ho annunciato, ragazzi, che sarei andato in live già da parecchio tempo, ieri sera. Sapete che sto facendo questo tipo di gioco con voi. Portare la live, portarvi un video al giorno, live e tutto quello che volete. Ok, vediamo. Ok, andiamo a vedere. Vostro padre mi ama. E non è vero. E già la prima ce la siamo giocati. Come seconda chance, ragazzi, proverei questa. E fallisce pure. Ok. Siamo messi nella merda. Ok, proviamo questa. A me non funziona. Ci abbiamo l'ultima scelta. E sono andati tutti male. Ok, quindi cosa succede? Accettiamo il duello con sto tizio. È andata bene così. Carissima, devi seguirmi. Per noi l'importante è portare avanti la missione. Sono 1650 monete che io non voglio perdere, assolutamente. Vediamo qualche prodotto qui. Sale a 18, vabbè, lo ne compro bel po'. Fur. Vediamo cosa ci vende sto tipo. Sì, vabbè, ormai l'ha fatta la missione. Vedete, ragazzi, continua a dirmi che devo passare da quel villaggio. Eccolo qui, 51. Ne compro 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Grano a 12. Vediamo cosa posso vendere io. Porcellini, cioè, cinghialotti. Al momento stiamo perdendo qualche soldo, perché sto visitando un po' questi villaggi. Vabbè, dobbiamo andare avanti noi. Abbiamo degli obiettivi da rispettare, delle scadenze, quindi evitiamo di perderci in cavolate del genere. Minchia, raga. 34 contro 38, questa la voglio io. Scontro quasi praticamente alla pari. Come numero. Come forza direi che siamo leggermente più forti. In ambito militare, che comunque abbiamo livellato. Abbiamo gente con abilità straordinarie, non sono dei poveri mendicanti come loro. Però dobbiamo assolutamente stare in guardia. Quindi, ragazzi, tutti attorno a me. Balestrieri pronti. Pure gli arcieri. Mitragliateli. Colpi di dardi. Vabbè che non siamo neanche congiati talmente bene noi, abbiamo tanti esemplari che sembrano usciti da determinati film. Facce da barbari. Prepara il tuo giavellotto. Ok, so che arriva lì. Vai. Vabbè, ho capito, ragazzi. Io li faccio dividere. Dai, che ho già un massacro.
cercano fuga in mare questi. Sapete nuotare. Ma vaffanculo, dai. Sono scappati via mare quelli. Ma che so. Sono mozzatori. Va bene, ok, dai. Solo 195. Mi aspettavo molto di più, per un party così vasto. Sono 6 in fuga. Ribecchiamoli. Amico, ormai è andata così. Devi morire. Devi morire. Ok, chi ci ha dato la missione? Joros de Tractorae. Era in Tractorae. Eccolo qui. Allora, trade. Un po' di roba devo vendere per forza. Ok, clay, finalmente ce lo togliamo davanti. Silver all conviene. Oh, cazzo. Fur praticamente lo vendi il triplo. Anche se scende rapidamente il prezzo. Addirittura ne abbiamo 18. Sì, so che c'è un metodo per fare più veloce, che sarebbe questo. Li passi tutto a lui. Così. Paura di sbagliare, per questo non lo faccio. Ok, i cinghialotti ce li portiamo dietro. Vediamo se c'è invece loro che possono dare qualcosa a me. A basso prezzo. Al grano, ragazzi, è salito a 18, non conviene. L'hardwood a 40. Adesso mi dai quello che merito. Andiamo nello smithy. Vediamo se ancora mi dà. Possiamo lavorare, perché devo riposare. Ok, ci ritorneremo. Andiamo a Tractorae. 1 ora e 44 minuti proprio adesso. Live. E non è passato nessuno a salutarmi. Grazie. Grazie a tutti. Prometto grandi cose per il canale, e voi mi trattate così. Bravi, bravi. Ok, parla con Joros, che gli abbiamo portato la figlia. Dietro le foglie d'albero. 1742. Possiamo andare via. Eh sì, ragazzi, sono rimasto con sta missione bloccato. Anzi, dopo tanto fare siamo riusciti a incontrare Raghia, la regina Raghia. Sono sempre Imperial Recruits. Ok, andiamo a Sargot. Più interno di così, ragazzi, dobbiamo arrivare veramente a Galent. Vorrei andare proprio da loro e andiamo a parlare per risolvere questa faccenda, per diventare finalmente vassallo dei nostri cari Vlandia. Trade.
Ci guadagniamo praticamente nulla. Recruits. Vanda Recruits, non ce l'ho. Non me li danno neanche. Ok, chi c'è qui?